Only Craps Bisonti, ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il terzo episodio del mio let's play di Pokémon Rubino 2. Allora, vi ringrazio tantissimo per il gran consenso che ho ricevuto per l'episodio, in quanto sto facendo questo terzo episodio il giorno che è uscito il primo, ovvero il 13 dicembre. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il consenso che mi avete dato, per il supporto, per i mi piace, per le visualizzazioni che sono state tantissime e che stanno aumentando durante il primo giorno, e per i commenti molto positivi che mi avete lasciato. Allora, direi di andare avanti, piccoli cambiamenti ce ne sono stati, ma veramente piccoli. Ho mandato Eevee al 18, ok, mi sbaglio sempre, penso che ci sia info per primo. Eevee al 18 e non ha nessun niente di differente, le statistiche sono tutto sommato molto buone, con una elevata difesa speciale, un'elevata difesa e una elevata velocità, che dovrebbe essere insomma la statistica più alta. E poi abbiamo Geodude al 20, perché vedete che Eevee ha un po' più di esperienza, ma questo perché la sua barra è già iniziata, vedete? Altrimenti sarebbero molto simili. Mosse le stesse, Lotad non l'ho toccato, anzi ho provato a fargli sconfiggere un Caterpie al 5 e ha perso, non miseramente, perché mancava un ultimo sgomento e l'avrebbe mandato KO quel Caterpie. Però insomma, per non riuscire a sconfiggere un Caterpie, Lotad, caro mio, anzi cara mia, dovrei aspettare un pochettino. Non so ancora se sarei nella mia squadra, insomma. Direi di andare avanti comunque. Allora, andiamo a sconfiggere questi allenatori. Intanto magari allontano il puntatore, magari. Ok. Allora, ho dovuto farlo con il pad, il touch. Allora, facciamo taglio. Ok. Ah, così, ok, va bene. Allora, lì c'è un consiglio utile che non leggo. Tre bacche mi aspettano, anzi sono più di tre. Eh sì, è resistente Shroomish. Abbiamo adesso Wishmur, doppio calcio, neanche a chiederlo. Ok, allora, qui c'è un... forse un repellente, no, un etere. Due baccastagne. Mi dispiace se non le pianto le bacche, però non l'ho mai fatto. No, in realtà non è che non l'ho mai fatto. Su X e Y l'avevo cominciato la prima volta. Allora, ora si entra nel tunnel Menferro. Vediamo se è cambiato qualcosa. Sono curioso. Strumento qua no. Ok. Cosa? Larvitar! No, io ho bisogno... No, ma sul serio Larvitar? Cavolo! E mo dove vado a prendere una Pokéball? Aspettami, mio adorato. Quanta esperienza mi dai? Pensavo di più, in realtà. Ok, lì ci sono delle Pokéball. Ok, un percorsino. Oh! Quello sguardo. Oh no, hai lo stesso sguardo di quel ragazzo di 3 anni fa, giusto? Non può esserci la stessa cosa. Dovrò eliminarti ora e subito. Io ho sempre stradorato la canzone del Team Magma e del Team Hydro. È una delle mie preferite. Anche quella del Team Plasma mi piace un sacco. Quella che fa, ve la canto. Io l'ho adorata, l'adoro alla follia. Ma qui devo tenere Eevee per forza. Oddio. Ho due Pokémon che sono deboli alla lotta. Vabbè, finché uso azione. Ok, non ci credo, ditemi che è un incubo. Non ditemi che siamo destinati a fallire di nuovo. Non lo sopporterei. Ma che cosa? Perché ce l'ha con me? Non ho capito niente di quello che stava dicendo. Ah, la strada è aperta. Ippopotas. Devo sentire le... Ah, gli hanno messo l'abilità giusta, sabbia fiume. Però devo sentire il verso che ha. Non vorrei dire una stupidaggine, ma credo sia Oddish. No? Non posso conoscere tutti i versi. Però io adesso ho la strada libera. Shackle, oh mio Dio. Gli Scleric mi fa creare sto Pokémon. La baccarancia. Ok, sì, volevo salire a livello 19. Allora, ora direi di mandare Eevee al 20 e poi Geodude al 22. No, sbaglio. Vabbè, dai, tanto devo andare lo stesso di là. Ok, il dialogo è sempre lo stesso. C'ha un Geodude, doppio cal. Giusto che devo utilizzare un colpo coda per primo. E adesso lo faccio, infatti. Bueno. Ora il 13. Non so se basta un solo colpo coda. E invece... Ah, ho crittato, però. No, penso che l'avrei fatto lo stesso secco, diciamo. Oh, mi serve spaccaroccia. Vi prego, datemi un altro Larvitar. Giuro che sto soffrendo. Non fatemi soffrire. Non fate soffrire il povero Belz. Ah,
Che poi mi danno un Geodude. Sì, ho utilizzato colpo coda per sbaglio, in realtà. Ho bisogno di un altro Larvitar. No, un Zubat, no. Nonostante mi piaccia molto Crobat. No, su sé. Perché sono convinto che Taglio sia lì in alto a destra. Ecco perché sbaglio. No, Wishmur, il Pokémon originale di questo tunnel. Combi. Vespiquen non è malissimo. Non è malvagio come Pokémon, è buono. Questo verso. Quel verso. Mi è tanto familiare. Oh, questo c'ha un sacco di difesa, ragazzi. E mangia la lava carancia adesso. Cavolo. Non gli sto togliendo niente. Ma io non demordo, ragazzi. Però adesso sono curioso. Nel bosco. Adesso come faccio? Mi viene da pensare che quella lì sia la strada principale. Ma ho bisogno di un Larvitar, ho bisogno di un Larvitar. Vi prego, è stato il Pokémon che ho incontrato. Allora, io faccio due piccoli save state. Faccio un'azione. Però potrei fare anche un taglio, quindi. Com'è possibile che gli faccio lo stesso danno? Cioè. Ok. Allora. Se mandassi Lotad a fargli qualche sgomento. Ne posso fare un altro, mi sa. Esatto. Allora, io confido in questa mia unica Pokéball. Non voglio utilizzare il save state, però. Però so che non ce la farò mai a catturarlo. Il suo tasso di cattura è troppo basso. Ma io ci spero. Ti prego. Sì, vabbè, dai, vabbè. Che poi in realtà dipende dal momento. Per esempio, se io la uso adesso, scommettiamo che ne fa almeno uno. No, scusate, mi tolgo le cuffie e vado via. No, dai, me le rimetto in testa. La userò un altro paio di volte. Madonna, neanche uno. Avete visto, ragazzi? Ci riprovo solo un altro paio di volte. Ma anche se lo catturo. Posso tenerlo, ragazzi? Se faccio gli occhioni dolci, ve lo posso tenere. Dai, è il Pokémon Pil di sasso. Nasce nelle viscere della terra per... Punto. Per emergere in superficie deve farsi strada inghiottendo la terra che lo ostacola. Poverino, dai, io lo accudirò amorevolmente. Larvitar non può vedere il volto dei propri genitori finché non emerge. Dai, vi prego. Se hai una brutta natura, lo scarto. No, ragazzi, non potete capire. È la natura perfetta. No, mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace, no, non ci sto credendo. Natura decisa, Adamant. Più attacco, meno attacco speciale. No, vabbè. Non ci voglio credere. Non ci sto credendo. No, perché adesso, ragazzi. Ciao, miau. Ti voglio bene. Allora, io ora mi vado a curare. Però intanto devo fare salire i Galventi. Che però sono stupido perché i Pokémon che ci sono nel tunnel Manferro mi danno più esperienza. Ma tanto ne bastano. Dicevo, tanto ne bastano due. Anche Skitty non voglio sconfiggere. Sì, però. Sono troppo pucciosi. Zigzagoon. Vabbè, dai. Più 3 in vita meno, e 0 in attacco. Bene, sarà tanto forte sto Eevee. Sì, che poi devo pensare a cosa evolverlo. Allora. Allora, facciamo 3 save state e facciamo il punto della situazione. Io ho il bosco da visitare. Che però, se io non ho la mappa città. Vabbè, non c'è, nel senso, la mappa città, seriamente. Cioè, ho detto veramente sta cosa. Ok, allora, abbiamo capito tutti quanti che io fino a qui posso andare. Se il signor Marino mi può portare fino a qua, poi potrei ritornare fino a qui e riuscire a fare tutta questa zona qua, diciamo. Per cui io mi sa che adesso ritorno nel tunnel Manferro e ci voglio anche uscire. Vediamo un po', esperienza, come siamo messi? Allora, 8000, si toccherebbe a Geodude, che però adesso ho un altro Rocciaterra, ovviamente. Comperò, non ho la consapevolezza se posso farlo evolvere in Golem, Geodude, cioè Graveler. Non so se come Smeraldo Perfetto che lì si è evoluto in Golem. Cioè i Pokémon che si evolvono in scambio si evolvono per livello. Mentre Larvitar ovviamente si evolverà in Tyranitar. Con i suoi livelli altissimi, 30 e 55 mi pare, però ce la farà più o meno. Sì, credo di sì.
E come mossa morso che metterei per primo? Che non è neanche male in realtà. Boh, io proverei a metterlo per primo. No? Sì, vediamo. Però no. Manchi, c'ha colpo basso. Fammi scappare subito. Allora, vediamo un po'. Inseguimento. Inseguimento. Boh, danza spada. Dov'è che l'ho sentito? Cioè, l'ho sentito quel verso per forza, ma sto pensando a chi possa essere. Ok, comincio già a allenare un po' l'arbitra, ragazzi. Lui sì che lo voglio in squadra, assolutamente sì. Ma cos'è che trovo solo combi? Ragazzi, vero che mi volete bene, me lo fate tenere l'arbitra? Dai, è perfetto. Chissà quanti IVS ha. C'è più 2 in attacco, in difesa e in vita. Mentania. Che poi potrei comprare le Pokéball, mi sa. Ho visto entrare delle strane persone in questa grotta. Lo so perché il mio passatempo è il mio passatempo vedere chi entra e chi c'era qui. Ah, ok, uno stalker allora. Sei un nuovo allenatore. Lascia che ti presenti la città. Ok, questa qui è la città. Allora, di solito la seconda città in un gioco Pokémon è quella dove è il tutorial. Quindi forse sono a cavallo, però devo tornare anche nel bosco Petalo. Allora, centro Pokémon, Pokémon Market. Qui puoi curare i tuoi Pokémon e comprare strumenti. Questo invece è un luogo dove si svolgono gare Pokémon. Sono molto divertenti, provare per credere. E la palestra? Il capo palestra è appena arrivato. Infatti, è una palestra recentissima. Sarai tu il primo sfidante, addirittura. Il giro è finito, ci vediamo? Una palestra, eh? Ne ho sentito parlare. Il capo palestra pare sia giovanissimo. O giovanissima. Cioè, il capo palestra è giovanissimo. O la capo palestra. Vabbè. E pare che usi Pokémon Psico. Psico. Quindi ho fatto bene a prendere morso con l'Arvitar, credo. Allora, ricordiamoci di parlare con tutti quanti. Allora, benvenuto Belz. Compra. Però se magari stai ferma, forse riesco a parlare con te. Brava, no. Ah, ok. Quindi potrei già far evolvere Eevee. Pietra solare, pietra lunare. Pietra solare, allora. E queste tre le potrei utilizzare. E mi sa che per natura sicura, e ho anche ricevuto il consiglio da una persona molto importante, penso che lo farò evolvere in Vaporeon. Sì, penso proprio di sì, però prima volevo guardare sul sito di Pokémon Central Wiki le mosse che può imparare Vaporeon da questo livello se lo farei evolvere. Allora. La Minor Ball. Ok. Ah, ok. Posso comprare qui la Minor Ball. Che per carità sarebbe utile. Ok, ragazzi. Ho l'imbarazzo della scelta sulle cose da fare. Fermi tutti. Ok, grazioso. Che bell'aria si respira qui, vero? Ok. Il tempo passa, ma non qui. Mentana è sempre così calma. Sembra che qui il tempo sia fermo. Mi suona male sta fra. No, non ancora. Ho come l'impressione di dover fare qualcos'altro qui. Dimmi che posso uscire. Ok, allora. Posso ancora andare qua. Ok, frase standard. I super 4 di fila, perfetto. Tu. La direzione del vento impedisce la cenere vulcanica di arrivare fin qui. Sì, mi piacerebbe vivere a Mentania. È molto cauto, ti guarda con occhi minacciosi. Non gli piace proprio. Aspetta. Che è il mio Eevee. Per forza è l'Arvitar. Sono sicuro che il mio Eevee mi vorrà bene, vero? Ti è molto affezionato, vuole un po' di coccole. Vabbè, dai. Era ovvio, ragazzi. Pika pika. Ok. Allora, visiterei la palestra per un momentino. No, i pannelli, no. Prossimo episodio, ragazzi. Prossimo episodio. Infatti, allenerò praticamente morso di Larvitar. Perché sarà ancora Larvitar e non Pupitar. Devo buttare ogni tanto l'occhio al cronometro. Allora. Ok, mi si era un attimo bloccato. Allora, in commercio non esistono strumenti per vincere le gare. Ciò significa che bisogna allevare i Pokémon con pazienza e perseveranza. Lui, ok, allora devo vendere qualcosa, mi pare. Allora, Special X. Poi, mi è scesa un attimo la voce. Qui mi pare che siamo a posto. Semitraglia. No, no, no. Perfetto, compra. Oh mio Dio, posso comprare delle Pokéball. Ne comprerei 10.
una per me in omaggio, era per questo che l'ho fatto. No, non è vero, in realtà me sono ricordato adesso. E due minor, tre minor ball, mi voglio rovinare. Ne comprerei un'altra. E comunque, se pozioni no, per il resto dovrei essere a posto. Mini fungo. Ma io il mini fungo non lo vendo a 700, scusate. Se compro un mini fungo. No, mi sa che lo vendo a 250, vero? Bastardi. Cosa schitti? Ok, torniamo indietro, ragazzi. Ne ho veramente bisogno. Sì, metto. Non metto per primo l'Arvitar, se no rischio di non riuscire a scappare. Ho bisogno di vedere cosa mi aspetta nel Bosco Petalo. Spero nel prossimo episodio di riuscire a fare Bosco Petalo e anche la palestra. Piano piano piano. Perfetto. Allora, sbrighiamoci. Velocizzo un pochettino, ragazzi, quando ne ho la possibilità. Lì ho preso lo strumento. Mi sa di sì, vero? Sì, sì. Allora. No, ma che dico? Oh mio Dio santo, dove ho gli occhi? Ah, posso soltanto scendere da qui. Benissimo, ragazzi. Cioè, no, veramente. Un sollievo che non avete idea. Sì, dove vado? E quindi io devo per forza battere la palestra adesso. E non ho la possibilità di allenare l'Arvitar. No, 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 no. Io devo catturare qualche Pokémon, ragazzi. Senza imbrogliare, però. Allora, Ninjask non mi ispira poi così tanto. Linun, no, per niente. Allora, la Minor Ball dovrebbe... Noctowl come tipo volante non l'ho mai provato. Però so che ha una leggermente alta difesa speciale. Che per l'amor di Dio non è poi così male. Vediamo un po'. Qui dentro... Qui dentro ci stavano un po' molto più interessanti. A parte Wishmore, ok. Vi ripeto che Explode non mi dispiacerebbe. Un altro Larvitar. Sono troppo contento di averlo preso questo. Fuga intanto. Beh, visto che devo indebolire eventuali Pokémon da catturare, metto per primo l'Arvitar. Perfetto. Hippopotas. Hippopotas non mi dispiacerebbe. Graffio. Sì, Graffio è una mossa che può imparare Hippopotas, mi sa. Io però voglio sapere chi è. È Doduo! No, Doduo non impara Graffio, impara Beccata. Però è verso il suo. Mi sa di sì, ragazzi. Boh, proviamo, dai. Pokéball. Ok, incrocio le dita. Non voglio utilizzare Save State adesso, visto che non ho la possibilità. Uno, due, tre. Yes! Ok, Popota si è catturato. È Diglett. Però ci assomiglia anche quello di Doduo. Ok, è Diglett. Però io i Pokémon così mi sa che non li terrò in squadra. Perché... Però le statistiche non so se sono quelle di un Diglett. Perché Diglett è molto veloce. E Diglett impara anche Graffio. Ma non si sa con cosa Graffi. Con il naso non lo so. Va bene, non importa, va benissimo. Va bene, dai. Vediamo un po' ancora. No, Wishmore non mi ispira, ho detto. Certo che questo Larvitar devasta. Peccato che morso è speciale, giusto. A meno che in questa generazione non ci sia la distinzione... In questa generazione, scusate, in questa Chrome, come su Smeraldo Perfetto del resto. E faccio il paragone con que... Mamma mia. Ok, tanto lo devo allenare, ragazzi. Non è che posso fare più di altro in questo episodio. Lo mando all'otto adesso, dai. Ti prego non mi crepare con Wishmore. Bravissimo l'Arvitar. Sì, Terrempesta, mica male, mica male. Sono compiaciuto. Allora, ok, sicuramente la palestra, però anche qua dentro potrei andare. Sono sicuro che in realtà le cose sono sempre le stesse. No, no, non faccio le Pokémon con te. Wow, wow, 45. Attrazione, no? Oh, adoro i Pokémon, sono così interessanti. Mi sa che attrazione. Ragazzi, mi dispiace. Allora, se mi taglia la puoi imparare. Giustamente Rotad. Mentre Roccio tomba. Non la puoi imparare l'Arvitar. Cazzo. Questo è un brutto colpo, ragazzi. Questo è un crit per me. Allora, facciamo quel punto della situazione. Geodude dovrebbe essere mandato di due livelli più in alto di Eevee. Però mi sa che aspetto.
Ok, sì, direi che manca la palestra, ragazzi. Ho parlato con tutti quanti, sì. Vabbè. Proviamo a vedere chi mi capita ancora, ragazzi. Che bello far tentennare. Da una... come si può dire... un'ebbrezza, no, non era questa la parola che volevo dire. Un'inebrianza, mi pare. Stupenda. Ma i Pokémon interessanti che trovo prima... No, perché adesso sono anche curioso di vedere chi è Combi. Vuoi vedere chi è Combi? Ti prego un bel Combi? No, un altro Larvitar. Beh, Shuckle è Shuckle, poco ma sicuro, con la sua disturbante difesa elevata. Sì, lo faccio sempre tentennare alla prima mossa, al primo morso, ragazzi. Sì, mi sa che Zubat però potrei utilizzare una baccacetta e sconfiggerlo. Ne vale la pena? Sì, ne vale la pena. Sarei rimasto con un PS. È più veloce di me, quindi no, non ce l'avrei fatta lo stesso. Non utilizzare super suono, ti prego. Bravo. No, quanto gli manca per salire? No, vabbè. No, non dico niente, veramente. Vabbè che a questi livelli così bassi è normale. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Mi sa che off camera allenerò... Allora, manderò Geodude al 22. Allenerò Larvitar, non so parlare, ragazzi. I Popotas l'hanno reso bene, però in realtà è Diglett. Non credo che allenerò. Allenerò soltanto Larvitar, ovviamente oltre a Geodude al 22. E poi catturerò un po' di Pokémon. Catturerò sicuramente Combi perché voglio vedere chi è. E magari proverò a catturare anche un Wishmoor. Magari un Explode speciale me lo posso anche fare, visto che so che impara Fuoco Bomba e anche Fulmine, credo. Per l'amor di Dio, non è per niente male. E poi di interessante magari uno Zubat, ma avevo già Crobat su Zaffiro quando appunto lo feci anni fa. Beh, vedrò ragazzi, ho un po' di cose da fare. Quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Al prossimo video ragazzi, ciao a tutti!